Martedì 22 maggio è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso. Video è stata una puntata ricca di sorprese. Come annunciato a Domenica Live Video, la conduttrice fa sapere che per qualche giorno ci sarà un'altra inquilina in casa, Fabiana, modella brasiliana che ha posato per la copertina di Playboy. La sesta puntata del Grande Fratello ha tenuto incollati 3.738.000 spettatori, pari a uno share di 21,7%. È stato battuto da Il Capitano Maria, che ha ottenuto il 22,7% di share con 5.620.000 spettatori. Simone il primo finalista. Eliminato Angelo. Nei nominati sono Veronica, Lucia, Alberto, Filippo e Danilo. Una meno un quarto il secondo eliminato è Angelo. Mezzanotte e mezzo Filippo, Angelo e Simone escono dalla casa per conoscere il verdetto. Angelo è il primo salvo. Simone è il primo finalista di questa edizione e rientra in casa. I ragazzi sono sorpresi e scoprono che è in finale. Simone ha con sé una busta brutta brutta. Mezzanotte 20 Veronica incontra la fidanzata Valentina. Mezzanotte 10 in studio entra Lucia Bramieri. In casa entra la modella brasiliana Fabiana. Sorpresa per Alessia e Matteo, il televoto per il primo finalista mezzanotte. Il terzo concorrente da mandare al televoto viene scelto dalle donne. Alessia salva Matteo, Lucia salva Danilo e Veronica salva Alberto. Barbara D'Urso apre il televoto tra Filippo, Angelo e Simone per decretare il primo finalista. 23.30 seconda eliminazione in casa. Danilo e Simone, che si sono salvati dalla precedente eliminazione, devono scegliere chi salvare tra i ragazzi. Danilo sceglie Matteo e Simone, Alberto. Filippo e Angelo sono al televoto. 23.15 Barbara chiama Alessia e Matteo nella Mystery Room e le comunica che Francesco Monte e Paola Di Benedetto hanno fatto delle interviste parlando di loro. Matteo decide di strappare la busta e non conoscere il contenuto delle dichiarazioni. Ad attenderli nel salotto c'è la mamma di Alessia, la signoria Stefania. Matteo all'oscuro di tutto è ancora convinto che Paola Di Benedetto sia entrata. In casa per un confronto raggiunge Alessia e trova la mamma. 23.00 Il primo eliminato della puntata è Lucia Bramieri. GF, le sorprese a Lucia Bramieri e Danilo. 22.40 Arriva il videomessaggio per Danilo dal cane Kira. A proposito di cani, Barbara entra nella casa per affrontare le parole pronunciate da Filippo. La conduttrice è su tutte le furie per le frasi pronunciate dal ragazzo e decide di porre fine all'argomento. Una sorpresa dal fratello per Danilo. Invece Lucia Bramieri riceve una sorpresa dalla mamma in collegamento con il papà. 22.30 È arrivato il momento del verdetto. Tra Danilo, Lucia Bramieri e Simone, il primo concorrente salvo è Simone. 22.15 Barbara si collega con la casa per parlare della discussione tra Danilo e Lucia Bramieri. La conduttrice chiude ufficialmente il televoto. È il momento di Lucia Bramieri e della questione telegatto. Nella casa entra il migliore amico dell'ex moglie di Gino Bramieri. Si accende una discussione tra Alfredo e la concorrente. Il telegatto rimane alla Bramieri. Nina Moric replica le accuse sui social. 22.00 Favoloso replica: ci siamo sentiti e visti durante la settimana. Sono innamorato di Nina e voglio cercare di fare qualcosa per riconquistarla. La D'Urso ripropone il filmato del presunto bacio tra Luigi e Mariana. I due confermano che non c'è stato nessun bacio. Nina esce dallo studio ma prima saluta Mariana con un abbraccio. 21.45 In studio entra Nina Moric. La modella è arrabbiata per le critiche sui social dopo le entrate nella casa della scorsa puntata. Io credo che questi siano vittime di se stessi. Provare così tanto odio verso una donna che non si trova in un periodo migliore della sua vita.
Sono allibita perché dentro alla casa del Grande Fratello ci sono stati atti di bullismo condannati e puniti. Come mai la televisione condanna questi atti e i social no? Queste persone che si sfogano con queste parole assolutamente querelabili, si devono fare un esame di coscienza per loro stessi. I vostri figli possono subire lo stesso trattamento. Prima di accusare, riflettete. Ha detto la Moric. Breve collegamento in casa per un saluto tra Luigi Favoloso e gli altri concorrenti. 21.30 inizia la quinta puntata del Grande Fratello. Barbara D'Urso fa il suo ingresso in studio e saluta Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Parte il filmato riassuntivo della settimana e la conduttrice entra in casa per un saluto iniziale.